Geek di B00, in questo episodio di Java in 2 minuti vi spiegherò come gestire l'immissione di dati all'interno del vostro programma in Java. Innanzitutto vorrei specificare che in Java possiamo immettere i dati principalmente in due diversi modi, tramite interfaccia grafica e tramite la console. Dato che le interfacce grafiche non le abbiamo ancora trattate, direi di proseguire spiegandovi come inserire dei dati tramite la console. Per farlo abbiamo diversi modi, ma io preferisco usare la classe Scanner, in quanto è la più semplice da imparare ed utilizzare. Iniziamo importando la classe, per farlo scriviamo all'inizio del file di Java import java util scanner. A questo punto all'interno del nostro programma scriviamo scanner_in uguale a new scanner fra parentesi system.in. In questo modo inizializzeremo un oggetto di tipo scanner chiamato in. Per chiedere all'utente una stringa scriveremo in.nextline, per un intero in.nextint, per un double in.nextdouble e via dicendo. Per esempio potremmo modificare il programma creato nell'episodio riguardante l'if per fare in modo che ci venga chiesto il budget e come output ci dia il posto dove alloggiare più ottimale. Quindi iniziamo con importare la classe. Inizializziamo l'oggetto di tipo scanner e infine scriviamo al posto di budget uguale a 1500 budget uguale in.nextint. A questo punto eseguendo il programma noteremo che esso sembra fermarsi senza dare alcun output. Questo perché sta aspettando un input, infatti scrivendo un numero e premendo invio esso ci restituirà il posto ideale. Però la prima persona che utilizzerà questa applicazione sembrerà che il programma si fermi senza alcuna ragione all'avvio. Quindi aggiungiamo una stampa prima della richiesta dell'input che dice inserisci il budget per la vacanza e io ti indicherò il posto migliore dove alloggiare. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.